Antivigilia del big match del Gavagnino Cini tra Virtus Verona e Vicenza, conferenza stampa con Mister Gigi Fresco e Leonardo Zanquellon. La parola ai giornalisti. Allora, buongiorno Gigi, come ti approcci alla gara con il Vicenza e quanto sei carico? Con grande rispetto e grande curiosità, nel senso che loro, come sempre, hanno fatto una squadra forte e quest'anno, rispetto magari ad anni scorsi, mi sembra anche che siano più squadra, diciamo così, no? Li vedo lottare tutti assieme, credere tutti assieme e così. Però noi stiamo facendo bene, perciò insomma sono curioso di vedere contro un tipo di squadra del genere come andremo, ma comunque sono fiducioso, poi nel calcio si sa che a volte basta poco. Ascolta, stavo pensando alla classifica, bellissima. Secondo me dentro di te il sogno nel cassetto ci stai pensando su. Ma io ci penso sempre che il sogno è quello lì, però sono consapevole che noi dobbiamo lavorare tanto con la fantasia, con le scommesse, con quelle cose lì, perché noi, insomma, qua spendiamo 10 volte, no, non il doppio, 10 volte quello che spendiamo noi. Perciò, certo che se io li avessi sempre tutti, non mi capitassero robe come magari ci è successo a Nalini, aumenterebbe di molto la possibilità. Chiedo l'ultima cosa a te, guardando il campionato, guardando il proseguo, guardando la lunghezza di questo campionato, è più difficile di quello dell'anno scorso? Ma allora, secondo me, davanti ci sono meno squadre blasonate e più normali, però insomma quelle sotto sono tutte buone, insomma. È un po' tipo l'anno scorso con un livellamento, cioè con quelle di bassa classifica più forti, quelle della classifica magari ce ne sono meno di famose, così. L'ultima, in mente l'ultima cosa, Virtus che sta crescendo in maniera esponenziale, che cosa manca per crescere ancora di più, sia a livello giovanile che a livello societario, secondo te? Manca continuare a lavorare, guardare cosa fanno quelli più bravi di noi, copiare e avere idee. Passiamo al grande Zappellone. Cosa ti aspetti domani? Ma una bella partita, ci sarà un clima secondo me pazzesco con il loro tifo e niente, dobbiamo fare la nostra partita e divertirci come stiamo facendo. 3 vittorie consecutive, si va forte, si potrebbe andare fortissimo dopo Vicenza. Sì, noi pensiamo partita, cioè partita per partita e continuiamo così, insomma, sappiamo che la partita di domani è in teoria più tosta delle altre partite, e loro sono favoriti sulla carta e quindi dobbiamo pensare partita per partita. Possiamo definire Vicenza una corazzata di questo girone, secondo te? Sì, secondo me sono i favoriti, cioè, con il mercato che hanno fatto, soprattutto in difesa, sono le favorite. Hanno due squadre quasi. Chiedo l'ultima cosa, dove vuoi e dove puoi arrivare quest'anno? Oh, io voglio giocare tutte le partite, mi sono prefissato questo obiettivo. Voglio dimenticare i miei problemi, che diciamo ho già dimenticato, e giocare quasi tutte le partite, più che posso, dopo sarà quel che sarà. Non penso molto al futuro. Gigi, ci si ritrova sempre a raccontare qualcosa che evolve e che sembra non avere fine. La promozione era bella, l'eccellenza era bella, la Serie C era bella e adesso siete primi in classifica. Ti domando, cos'è che agli altri sfugge di questo, ne parlavamo prima con Paolo, essere Virtus? Ma secondo me, pare che noi siamo passati 3 partite, ricordiamoci che l'anno scorso dopo 13 partite avevamo 7 punti, facevamo avuto meno le nostre difficoltà. Se siamo bravi ci sta andando anche bene, magari così. Diciamo che magari una cosa che possiamo avere più degli altri è un po' di fantasia, ecco, un po' in tutto. E poi ti premia con ragazzi, parlo fra Edo ormai tempo, Cabianca anche ragazzi che peschi in giro, che, cioè sembra che chi viene qua, anche dal professionismo, si cali in una dimensione del sogno che è realmente detto così e che funzioni però solo qui. Cioè noi dei giocatori, tipo Leonardo è un talento straordinario, lui no, però giocatori così noi possiamo prenderli solo se magari hanno avuto qualche problemino, che allora noi dobbiamo prenderli, perché è chiaro che un giocatore come lui che non avesse mai avuto problemi
sono messa in Serie A, voglio dire. E uno come Nalini uguale, no? Cioè noi bisogna, adesso, ma non parliamo solo a livello fisico di infortuni, parliamo magari anche di altre cose, nel caso loro no. Cioè tu devi prendere sempre dei giocatori, non so, abbiamo preso Zigomi, questo è un giocatore che ha giocato, al Mina ha pagato qualche milione di euro, un giocatore che ha giocato in Serie A, ma ha avuto un periodo, ecco, noi allora bisogna che lo prendiamo, e dopo, però ti dirò che ormai a me mi dà poca soddisfazione prendere giocatori già arrivati, tranquilli e portosi, e molto di più quella di rivitalizzare dei ragazzi, magari, Cambianchi era del Padova, loro non l'hanno preso, l'hanno lasciato a casa, dalla Luparense, l'hanno lasciato, lui era senza squadra, perché noi conosciamo il procuratore e via così. Prima dicevi proprio che, rispondendo a Roberto, non ci manca niente, però è bello il provare a copiare quelli più bravi. Più bravi però per questo tipo di filosofia. In questo momento chi sono i più bravi? In passato mi viene a pensare in Chievo, faceva le stesse identiche cose che facevi tu, penso a Marazzina, a Corradi, a Luciano, a Manfredini, lo stesso genio Corino. Voi state facendo una cosa 20 anni dopo. Adesso chi sono i bravi? Ma una brava Cittadella, secondo me, capito? Anche se magari ultimamente su alcune cose non ci siamo trovati d'accordissimo, però loro sono sempre stati bravi, per esempio, nel scoprire giocatori, sui Cian Due Punte che hanno giocato da noi, sì, tutti in Serie C, Magrassi e Pitarello, loro ci hanno creduto, no, e adesso stanno facendo bene, per esempio. Ti domando l'ultima, una Virtus che si trova lassù e dovesse rimanere a lungo per competere per un obiettivo molto importante, non rischia mai Gigi di snaturare il suo essere Virtus, quindi sbarazzina, di fantasia, leggera? No, l'obiettivo è di non snaturarsi. Se io sono qua da 43 anni, devo garantire almeno questa cosa, insomma, se non altro, ecco, cioè, magari posso sbagliare la formazione, però non sbagliare l'atteggiamento, ecco. Allora domando invece che questo essere Virtus, ma essere al primo posto legato, vi dà pienamente il senso che state al momento realizzando qualcosa che va davvero oltre? Sì, però secondo me non dobbiamo guardare molto la classifica, siamo all'inizio, cioè tante squadre partono bene, magari durante la stagione scendono, quindi noi guardiamo il presente, non, sì, sogniamo, diciamo, però magari in piccolo. In queste tre partite, secondo te, qual è stato l'elemento, la caratteristica che vi ha permesso, uscendo dalle difficoltà, perché non sono mai, di arrivare a fare 9 punti? Ah, secondo me abbiamo mantenuto un po' lo spirito che c'era a fine dell'anno scorso, aprile, maggio, così. Siamo riusciti a mantenere quello spirito anche in queste partite. Siamo una squadra, siamo un gruppo d'amici, diciamo, e ci stiamo divertendo, come ho detto prima. Tu la stai vivendo da dentro, come diceva Gigi, lo ricordiamo, hai un talento che qui può essere coltivato. Qual è l'unicità, se la trovi, di essere alla Virtus? L'unicità? Cioè, la cosa che adesso noi la viviamo davvero un mese tutti i giorni, è una realtà che è diversissima da tutte le altre, anche minori per certi versi, anche nei contatti umani. Tipo la cosa che ti fa stare alla Virtus e dici, qui è diverso davvero per questa cosa. Ma in generale qui si sta bene, perché la gente qui ti vuole bene per quello che sei, non sei un numero che magari un anno vai bene, l'anno dopo no. Lo stesso Gigi, se hai qualche problema ti dà una mano, ma non solo a livello calcistico. Per qualsiasi cosa, cioè, sia Gigi che tutti i responsabili, staff, come ho detto prima, è un gruppo di amici. Non a caso siamo tutti sullo stesso spogliatoio anche, c'è i suoi pro e i suoi contro, ma siamo tutti sullo stesso spogliatoio, viviamo tutti insieme, quindi questa è secondo me. Una curiosità, prima rispondendo al collega, hai fatto quella che potrebbe essere un'analisi di una partita dove chiaramente Vicenza è favorito, un pensiero un po' più intimo, come te la fai immaginare? Cioè, quando sai te la immagini solo all'80esimo sul 0-0, la giro, la prende il pale, ecco, come l'hai... La sto immaginando da un bel po', a differenza dell'anno scorso, dico la verità, l'anno scorso ero un po' arrabbiato, tra virgolette, ma più per come ero stato trattato. Quest'anno me la vivo in più serenamente, sono contento, conosco, c'è qualche mio amico che gioca là, quindi io sono contento, spero di far gol, spero di far bene e poi sarà quel che sarà. Una vittoria domani può comunque cambiare i vostri obiettivi?
sicuramente la vittoria domani un po' ricambia, cioè chiaro, se vinciamo anche domani allora comincia a essere sempre meno un caso che siamo lì, no? Cioè, sicuramente la vittoria domani daremo una svolta. Arrivare insomma da favoriti con Vicenza, diciamo, sono inaspettabili all'inizio. No, non siamo favoriti, insomma i favoriti sono loro, però magari abbiamo in mente di giocarcela, ecco, e ci battano perché sono più forti e non perché hanno lottato di più. Ecco. Ok, la domanda faccio a entrambi, cosa c'è da tenere in più, cosa più temete di loro, diciamo? Fisicità. Sì, sono certo. Molto fisici, sia in difesa che davanti, centrocampo, sono esperti, quello insomma. Sì, anche da parte mia. Però. E tu Leonardo invece a che punto di condizione ti reputi? Un 60%. 70%. No, dai. 70%. Sto benino, no, non sto bene, non sono al massimo, così qualche, che ne so, gli scatti sul lungo ancora mi fanno un po' paura, diciamo che era il mio forte, però sono molto più sereno, diciamo sto bene. Sono quasi vicino a tenere i 90 minuti, ho bisogno del comune, vabbè, però... Anche domenica l'uomo lo salta anche facendo lo scatto al 70%, perciò... Però con il tempo, dai, ci sto lavorando molto, mi curo bene, mentalmente, fisicamente, tutto, sono tranquillo, dai. Grazie. Grazie.